Sono qui con il professor Pier Giorgio Di Freddi, uno dei più famosi divulgatori scientifici italiani, che ringrazio a nome di tutta l'UAR Giovani. Grazie Allora, il professore si è reso disponibile a rispondere a qualche domanda sulla divulgazione scientifica in Italia, sulla laicità e sul ruolo dei giovani a proposito di questi due temi. Ad oggi è considerato uno dei più importanti divulgatori scientifici italiani. Trova che la cultura scientifica in Italia sia più diffusa rispetto a quando ha iniziato la sua carriera. E in caso di risposta negativa, quali potrebbero essere le cause? Beh, anzitutto non è difficile essere uno dei più famosi divulgatori italiani perché ce ne sono pochi e questo purtroppo è una condizione appunto negativa. Ci dovrebbero essere molti più professori, molto più ricercatori che si dedicano anche alla divulgazione perché quello è un po' il ponte che collega gli istituti di ricerca, le università con il pubblico, diciamo così, più generico. Negli Stati Uniti, per esempio, nell'Inghilterra e anche in parte in Francia, ci sono molti più divulgatori, quindi noi siamo carenti da questo punto di vista. Detto questo, però, effettivamente la divulgazione scientifica è cresciuta parecchio, mi sembra, in Italia e anche in parte la cultura scientifica. Noi ci portiamo dietro sulle spalle un retaggio secolare. In parte millenario, ovviamente, no? Visto che stiamo parlando all'UAR, credo che l'influsso della religione e il ruolo che il Vaticano e la Chiesa hanno in Italia ovviamente non aiuta ad avere una cultura scientifica e a svilupparla. E d'altra parte nell'ultimo secolo c'è stata questa predominanza dell'idealismo dal punto di vista filosofico con Croce e Gentile 100 anni fa e anche purtroppo nella scuola. Croce e Gentile sono stati entrambi ministri della pubblica istruzione attorno agli anni 20. Gentile è quello che ha fatto la famosa riforma Gentile, che in realtà metteva la cultura scientifica come cultura di secondo piano, di secondo grado, anzi forse non la considerava nemmeno cultura, era semplicemente un mezzo tecnico che dovevano imparare coloro che poi sarebbero andati a lavorare, mentre invece quelli che erano destinati a governare, diciamo così, a comandare, avrebbero dovuto avere una cultura umanistica. E questi due aspetti, questa influenza dell'idealismo da una parte e della Chiesa dall'altra, ha sempre fatto sì che in Italia la cultura scientifica fosse molto limitata. Però ultimamente, fortunatamente, in parte anche grazie a mezzi di informazione, diciamo tangenziali, per esempio i festival come il Festival di Genova, che è una cosa enorme, il più grande festival italiano e raduna circa 300.000 persone ogni anno, oppure festival come quello di matematica che avevo organizzato per 3 anni a Roma, il fatto che sui giornali ormai ogni grande giornale abbia almeno uno o due collaboratori scientifici, Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, che la radio dedichi ad esempio Radio 3 Scienze una mezz'oretta ogni giorno a questi argomenti, fa sì che secondo me la situazione è sicuramente migliore di quello che era 20-25 anni fa, quando ho cominciato io appunto a entrare anche in questo campo. Trova che un giovane che vuole diventare divulgatore scientifico oggi sia più facilitato rispetto a quando ha iniziato lei. Quali qualità sono necessarie per essere un buon divulgatore? Sicuramente oggi le condizioni da questo punto di vista sono cambiate. Per esempio a Trieste, alla Sissa, c'è un master in comunicazione scientifica, ormai credo da 20-25 anni, anch'io vari anni ho insegnato dei corsi. Quindi effettivamente c'è almeno un mezzo ufficiale, diciamo così, accademico, che può servire per diventare divulgatori scientifici, mentre una volta, ad esempio appunto quando ho cominciato io, erano soltanto scienziati, diciamo così, che facevano un altro lavoro, che poi cominciavano a scrivere articoli o in prima persona a fare conferenze. Quindi certamente c'è evidentemente anche un bisogno da parte dei musei, per esempio, e molti di questi che prendono il master in comunicazione scientifica finiscono in queste strutture. Quindi sicuramente c'è una condizione più favorevole. Questo è molto meglio per i giovani, ovviamente, di quanto non fosse all'epoca quando bisognava sgomitare per cercare di entrare nelle redazioni dei giornali o dei programmi radiofonici o televisivi. L'UAR si occupa di laicizzare il nostro paese e di denunciare le ingerenze della Chiesa. Secondo lei, dove bisogna investire di più per cercare di rendere più laico il nostro paese e i suoi abitanti? Molto difficile riuscire a fare discorsi di laicità in Italia, perché il potere della Chiesa è uno strapotere in realtà.
anche nel Parlamento, ad esempio, c'è un'enorme maggioranza favorevole alla Chiesa e quindi la laicità è sicuramente minoritaria. Si dice addirittura che ci siano delle indagini che fanno vedere come gli atei e gli agnostici in Italia siano circa il 15%, che significa però che l'85% della gente si dichiara e forse anche è credente. E certamente cominciare a laicizzare l'Italia, in parte lo si è fatto negli anni passati, facendo passare con una certa fatica naturalmente, spesso con una reazione contraria che ha portato a referendum abrogativi, leggi come quelle del divorzio, l'aborto, l'obiezione di coscienza e così via, che in realtà fanno parte di un pacchetto di laicità. Recentemente è stata approvata una legge timida ma comunque è positiva da questo punto di vista sulle unioni civili e così via. Quindi in parte la laicità sta avanzando, però certo a passi molto piccoli perché c'è questa resistenza enorme, oltre Tevere, da parte della Chiesa. Il grosso problema che noi abbiamo è che purtroppo quando si fece la prima Costituzione, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale nel 1947, l'articolo 7 della Costituzione ha inserito nella Costituzione il concordato. E questo concordato non si può abrogare attraverso un referendum perché è un trattato con uno Stato estero. Anni fa, quando io militavo nel Partito Radicale, avevamo raccolto le firme per l'abrogazione dell'articolo 7 del concordato e questo referendum non è stato dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale. Quindi quella via è preclusa ovviamente ed è impensabile immaginare che i governi italiani possano unilateralmente cedere dal concordato. Lo si fa naturalmente in maniera bilaterale come ha fatto Craxi appunto nell'83, ma difficilmente si potrà cassarlo semplicemente dalla nostra parte. E questo rimane ovviamente come un grosso peso sulle spalle perché si porta dietro per esempio l'ora di religione, si porta dietro l'8 per 1000 eccetera, che fanno parte soltanto delle leggi attuative del concordato e che però ovviamente sono inglobate dentro di esse. E quindi certamente bisognerebbe fare una battaglia per esempio per cambiare l'ora di religione nelle scuole, cercare di farla diventare almeno se possibile un'ora di religioni invece che di religione, cioè di insegnare l'insegnamento non soltanto della religione cattolica o cristiana più in generale, bensì della religione in astratto, ma credo che anche su questo sarà molto difficile riuscire ad ottenere dei risultati concreti subito. Quindi questa è una delle cose che si possono fare. L'altro campo in cui si può effettivamente far vedere che l'Italia sta diventando un paese laico è quello di evitare matrimoni religiosi, ad esempio. La percentuale di gente che si sposa civilmente invece che in chiesa sta crescendo continuamente, quindi questo di nuovo no, è una testimonianza, diciamo così, dal punto di vista del popolare, no, della gente, di quanto l'Italia parzialmente e lentamente stia anch'essa diventando un paese laico e non confessionale. Un altro modo per far avanzare la laicità, ad esempio, è quello dei funerali laici. Recentemente ci sono stati alcuni esempi che hanno ricevuto ovviamente un'attenzione mediatica perché si trattava di personaggi pubblici. Io ricordo il funerale di Franca Rame, a cui ha partecipato ovviamente Dario Fo, il funerale di Umberto Eco, recentemente quello di Marco Pannella. Ecco, il fatto che si comincino a vedere anche nei media persone famose, diciamo così, uomini pubblici, che rifiutano un funerale religioso e invece hanno semplicemente appunto una cerimonia di commiato laico, come la si vuole chiamare, questo di nuovo può essere un sottolineare un avanzamento della laicità nel nostro paese. Quanto è importante ad oggi il ruolo dei giovani nel processo di laicizzazione del nostro paese? Che consigli si sente di dare ai ragazzi non credenti, come ad esempio i membri della sezione giovanile dell'UAR, affinché possano sottrarre il nostro paese dalle grinfie dell'oscurantismo religioso? Beh, naturalmente l'atteggiamento dei giovani è fondamentale, anche perché i vecchi prima o poi se ne vanno, no? Anche i giovani se ne andranno, ma si spera, no? In seguito, no? Dopo quelli che oggi sono maturi o anziani. E quindi è fondamentale, ma io credo che tra l'altro la laicità sia molto più diffusa tra i giovani di quanto non lo è tra le persone più mature o più anziane. Gli anziani se la portano dietro perché quello era il retaggio dei propri genitori, dei propri nonni, dei propri tempi. E oggi, proprio perché la laicità è già
già aumentata in media nel nostro paese, i giovani non hanno più difficoltà per esempio a rifiutare l'ora di religione o a prendere l'ora alternativa, mentre una volta chi lo faceva anzitutto rimaneva una mosca bianca, veniva additato come se fosse per l'appunto una persona poco di buono e così via. Quindi certamente il fatto che appunto i giovani vadano meno a l'ora di religione, frequentino meno le chiese, si interessino anche meno di queste problematiche, questa è poi la vera laicità alla fine, il fatto di non preoccuparsi più nemmeno del problema di Dio, del problema del trascendente, del problema dell'aldilà, no? E vivere la propria vita normalmente, no? Nell'aldiquà, no? Che d'altra parte è l'unica cosa che esiste. Quindi sicuramente, e questo è sempre stato così, i giovani sono meno reazionari, meno conservatori e quindi più progressisti degli anziani, e sicuramente la speranza della laicità in Italia sta sulle loro spalle. Quindi continuate, non soltanto voi dell'UAR, ma naturalmente con i vostri amici e con tutti quelli che hanno la vostra età, con i vostri coetanei, a portare avanti semplicemente un pensiero razionale, un pensiero naturale che si preoccupi di ciò che c'è e che non si lasci traviare invece dai discorsi su ciò che non c'è. Ringrazio il professor Di Freddi per il tempo che ci ha dedicato, per gli spunti di riflessione che ci ha dato e speriamo di rivederlo in un'altra delle nostre attività dell'UAR Giovani. Sì, ma non nell'aldilà però, no. Nell'aldiquà. Grazie. Buon lavoro a tutti. Grazie.